Adesso la nostra campionessa, anche stasera, Elena, elegantissima, in nero, neanche lo sapesse che ce la faceva di nuovo ad arrivare in finale. Alla ghigliottina 180.000 euro. Cuffia, per favore, Elena, e cominciamo a scegliere tra le parole di questa sera. Lettera. Numero. Lettera. Ghigliottina. Brava. Altra biforcazione. Prendere. Lasciare. Prendere. Ghigliottina. Terza possibilità. Fra apertura e chiusura. Apertura. Ghigliottina. Brava. Brava. Lettera, lasciare, apertura. Quarta strada da imboccare. Mistero o segreto? Segreto. E ghigliottina sia. Bravissima. Segreto. Ultima parola. Giovane. Vecchio. Vecchio. Ghigliottina. Bravissima. Per 90.000 euro le parole sono lettera, lasciare, apertura, segreto, vecchio. Per vincere 90.000 euro, un minuto da adesso per te. Sei fiduciosa, speranzosa, ti puoi levare la cuffia intanto, Elena, grazie. Come siamo messi, com'è l'umore? Speranzosa sì, fiduciosa un po'. No. Lettera, lasciare, apertura, segreto, vecchio, lo dico per chi fosse arrivato a casa adesso, sono le parole di questa sera, la cifra è importantissima, 90.000 euro. Allora mi hai detto, speranzosa sì, fiduciosa non tanto. Io vado intanto a controllare la nostra di busta e soprattutto la parola di questa sera che vale 90.000 euro e giro piano piano la tua che mi scrivi busta. Ah, la busta, questa è la busta. La busta. La busta dell'eredità, la nostra busta. E perché siamo arrivati a busta? Mi interessa molto il tuo processo mentale, il procedimento che hai usato per... Allora, la lettera sta nella busta, spedirla, e apertura di una busta, come abbiamo appena, come hai appena fatto, lasciare una busta all'ufficio postale, sì, spedirla. Ma in portineria ti lascio una busta. E segreto? Beh, ci può essere un segreto in una busta? Sì, magari... Una busta che lasciamo lì per tanti anni contiene un importante segreto. E vecchio stona un po'. Però hai proposto delle belle immagini. Certo, hai dovuto fare una scelta in italiano adesso a fare però è la dizione
lettera con la E stretta appunto è A, B, C, D, E, lettera, tu, insomma, usi l'italiano in maniera molto attenta, quindi lettera appunto è la missiva, la lettera è una delle nostre vocali o consonanti, però è una lettera, è appunto c'è la busta, lasciare una busta, l'apertura di una busta, come facciamo tutte le sere all'Eredità per vedere se voi campioni avete vinto o meno, il segreto in una busta, Vecchio ci può stare. La busta. La busta dell'eredità. No, no, è per dire, dico, la busta dell'eredità, no? Dico, prima di venire qua, l'eredità, prima dell'eredità. Che c'è? Che c'è sta? La stampa. La signora ha detto la vita in diretta. Dico, per vincere all'eredità venite qua. Se ci arriva un'eredità, magari, no? Vecchio zio d'America, qualcuno o qualcuna ce lascia l'eredità e giriamo intorno a sto concetto. Per lasciarci l'eredità, la busta che dice Elena la lascia a qualcuno, ma riempita con cosa? Soldi. Sì, Elena è andata dritta, coi soldi, no? Non è che dice una busta. Col testamento. Eh? Col testamento. Perché la lettera, no? Da bambini, dire, fare, baciare, lettera? Testamento. Lasciare l'apertura del testamento, ci vuole il notaio, il segreto, un testamento segreto. E poi le sacre scritture, il Vecchio Testamento. Pure stasera hai vinto senza beccare una lira, non te lasciamo niente in eredità. La parola di questa sera era testamento. E questa è la busta. Questa è la busta. Ci vediamo domani sera di nuovo con Elena, la nostra meravigliosa campionessa, grazie a tutti davvero, buona serata, la busta.